Ciao ragazze e ragazzi, non potevano farvi vedere quello che ho acquistato da Marche. Penso che sia una collezione nuova. E se acquistavi due rossetti, uno te lo mangiavano, piccoletto. Però vi devo far vedere proprio il packaging, ma quello che non è un prodotto. C'erano due illuminanti, due terre, una glitterosa, diciamo glitterata, e l'altra opaca. Io ho preso quella opaca, strano ma vero, e matte bronze, difatti. Beh, qui c'è scritto, difatti. Bronzing power per il vostro viso, insomma, scolpire. Ora vi mostro quanto è carina anche il packaging interno. C'è il suo specchio e questo è il prodotto. Ovviamente non poteva essere chiaro. Comunque c'è solo questo, quindi di colorazione c'è questa, la stessa colorazione con dei glitterini. Ma io la volevo opaca perché poi ce lo metto io l'illuminante, come ben sapete. Sempre con lo stesso packaging ho preso l'illuminante, non lo posso fare scappare. Ce n'era uno sul rosa e uno sul beige, oro soliti. Guardate che bello, praticamente si chiama Snow Gold. Non so se vedete, ma temo di no, inutile che insisto. Allora, è stupendo per me. Questo è il packaging e questo è senza specchio e questo che carini e questo è l'illuminante. Guardate le sfaccettature, non troppo bello, eh? Un oro dorato, ma rosato. I glitterini rosa, l'altro invece era solo oro. Siccome io prediligo questi, poi come rossetto che me li ha regalati mia figlia per la festa della mamma. Guardate, questo è quello che ho scelto io. Ce n'erano, mi sembra, 4. E il rossetto è Shake. Comunque la numerazione 528. E comunque vedete il colore qua. Il packaging è anche lui così, lucido fuori. E il colore è questa meraviglia. È sheer, non è questo che indossa, eh? È bello luminoso. Poi io ho acquistato, no, sempre lei, io ho acquistato i due prodotti qua e lei i due rossetti e poi un'altra confezione da dividere con la sorella. E poi ho voluto prendere questo rossetto. Io sceglievo, lei mi ha voluto pagare Plum Dandy Plum, molto probabilmente, ed è questo colore stupefacente, direi stupefacente. Guardate, anche qui è rose gold, stupefacente. Metallizzato, non potevo non prenderlo.
Non sapevo che cioè, ci fossero tanti così rossetti metallizzati. Poi, dov'è? Oh, ce n'era uno che l'ho messo, quello che ho applicato ora. Dove è finito? Eccolo. Dicevo, scusate. E poi mi hanno omaggiato di questo. Perlato rosa arancionato che mi piace tanto. Questo. Molto bello. Quindi, e questo era una cosa a parte. Se prendevi due rossetti, uno piccolino a scelta, e io ho scelto questo perché è troppo bello, tipo malva. Vedete? Bellissimo. Il trucco è quello di oggi, non ho messo a posto niente. Anche in viso, nonostante la mascherina. Come mi avete visto stamattina? Questo proprio non riesco a leggere. Se lo volete sapere, che talk forse, boh, non mi ricordo. Poi mi ha omaggiato di questo prodotto che è un primer viso. Io non ho mai provato. Cioè, si vede che adesso Mac all'avanguardia fa anche questi omaggini, non ho mai visti, ed è un primer che utilizzerò, poi se volete vi dirò com'è, come mi sono trovata. Fatto veramente tanto piacere. E poi mi è arrivato stasera da Notino, no, da Amazon, questo finalmente. Ne ho uno ed è lo 040 di Maybelline, quelli nuovi usciti. Mi piaceva averne uno ed è questa meraviglia, che costavano meno 10 euro e qualcosa, erano solo pochi colori, e tra questi questo qui che mi sembra il 40 è proprio bello bello bello. Niente, questi sono i miei acquisti. Vi ho voluto rendere partecipe come al solito. E niente, mi auguro un sereno weekend, buona festa della mamma per domenica e tanti bacini.